Ditemi la verità. Ditemi la verità. Quanto è più bello svegliarsi la mattina dopo aver vinto 3-0? È un mood differente, è un mood più tranquillo, più rilassato. Certo, non bisogna sedersi sugli allori, non bisogna illudersi, diciamo così, bisogna prenderla così com'è. Una vittoria della Juventus contro il Bologna, la cosa più naturale del mondo. Però dopo un periodo così negativo, beh, la vittoria fa bene. E quindi sicuramente stamattina è stato un risveglio più dolce per noi bianconeri. E dato che è tornata la Juve, è tornato il video post partita, è tornata la live reaction e vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, i mi piace e i commenti che avete lasciato ai video precedenti, tornano anche l'analisi della partita e le pagelle, il classico del giorno dopo. Oggi però inizia una nuova era per queste due nuove tipologie di video, per queste anzi vecchie tipologie di video che hanno delle nuove integrazioni. E vi spiego subito il perché. Perché oggi abbiamo uno strumento che ci permette di andare più in profondità, più dentro. E quindi sono veramente contento di dimostrarvelo. Però le pagelle usciranno stasera in seconda battuta, quindi vi chiedo ancora supporto, vi sfido, cerchiamo di raggiungere 2000 like il prima possibile per avere il prima possibile, appunto, le pagelle che usciranno stasera. E quindi cambiamo schermata immediatamente e andiamo ad analizzare questo Juventus Bologna 3-0, ottava giornata di Serie A. In gol Kostic, Vlahovic e Milik. Poi parleremo dei singoli più avanti. Per adesso parliamo della squadra, della prestazione collettiva. E quindi analisi partita, torna il calcio, torna la vittoria, torna l'analisi di Juve Bologna. Finalmente con 3 punti in saccoccia, come piace a me e immagino anche come piace a tanti di voi. Oggi utilizzerò lo splendido match report di Soccerment, cercando di sviscerare i punti salienti in questo thread. Ma voi sarete qui a chiedervi: ma che cos'è Soccerment? E ve lo spiego immediatamente. Perché da oggi, ragazzi, ho l'onore, posso usare la parola onore, di collaborare con questa nuova piattaforma che andrà ad accompagnarci nell'analisi dei video post partita, quindi le pagelle e l'analisi totale, complessiva della gara. Ma non solo, perché venerdì giochiamo Juventus-Inter, YouTuber League. Spoiler che vi faccio già adesso, ma chi ieri sera era insieme a me in live su Twitch lo sa già. Sono capitano della Juventus per questa partita, quindi sarà ancora più pesante indossare la maglia bianconera. Ma ci sarà una novità anche sul campo, perché Soccerment non si limita a fornirci un'analisi dati precisa e accurata. Ma di questo voglio parlare in una seconda battuta. Intanto, che cos'è Soccerment? È un'azienda italiana che ha un messaggio ben chiaro e che condivido, tanto mi piace tanto. È cercare di rendere il calcio più meritocratico possibile e anche inclusivo. Che cosa significa? Tante volte ci siamo ritrovati di fronte a piattaforme che sì, magari fornivano i dati per l'analisi delle partite, ma a prezzi esorbitanti. Ecco, Soccerment vuole rendere il calcio obiettivo, quindi cercare di analizzarlo il più possibile tramite l'utilizzo di dati. Ovviamente bisogna vedere comunque la partita, ma i dati, come ben sappiamo, e questi video sono la testimonianza, aiutano e non poco la comprensione ulteriore di quella che è stata la gara. Ma soprattutto vuole fare in modo che tutti possano accedere a questi dati. E quindi vi lascio qui sotto in descrizione la possibilità di entrare all'interno della piattaforma gratuita di Soccerment, con cui potrete andare a confrontare tutti i giocatori di tutte le leghe. Poi ovviamente il piano che va a prendere le leghe, oltre quelle gratuite che sono all'interno della piattaforma, sono a pagamento, però voi potete benissimo analizzare tutti i dati della Juventus in maniera gratuita. Poi se siete interessati a approfondire il Benfica perché la dobbiamo affrontare in Champions, beh, lì si sbloccano altre features. E vi ripeto, attenzione, perché non si ferma soltanto all'analisi dei dati, Soccerment è andato davvero oltre e venerdì avrò la possibilità di mostrarvi una nuova era per quanto riguarda il calcio come non l'avete mai visto, veramente, in cui voi sarete i protagonisti. E questa card di Destiny Udoge dovrebbe farvi un attimo capire perché al posto di Udoge, venerdì, ci sarò io e potrete esserci anche voi. E quindi vi mostro questo report, ragazzi, guardate qua, il colpo d'occhio è clamoroso, guardate quanto è professionale questo report, che per il momento non è ancora disponibile sulla piattaforma, ma a breve sarà disponibile. Per ottenere questi report potete tranquillamente scrivere in direct su Instagram o nei messaggi privati su Twitter a Soccerment, comunque il link è qui sotto in descrizione, fatevi un salto e presto questi report saranno
disponibili per tutti. Intanto li possiamo utilizzare noi, che collaboriamo con la piattaforma, e quindi ho deciso di utilizzarlo e cercare di sviscerarlo quanto più possibile per andare ad analizzare. Tagliuzziamo ogni singolo dato contenuto all'interno di questo report e andiamo a cercare di capire come ha giocato la Juventus contro il Bologna. E quindi tiri in porta, Juve-Bologna, bianconeri arrembanti nel lato B. 6 tiri nel primo tempo, e ve l'avevo detto già in live, il primo tempo non mi aveva conquistato, ben 11 nel secondo. Da qui nascono i 3 gol e le tante occasioni della Juventus. Bologna meno impattante, sicuramente, soltanto 9 tiri totali, uno nello specchio, quindi squadra emiliana abbastanza innocua. Tra l'altro Thiago Motta molto lucido nel post partita, dicendo la Juventus ha ampiamente meritato la vittoria, noi abbiamo fatto troppo poco per portare a casa anche solo un punto. Io non sono un amante degli expected goals, lo sapete, ne parleremo anche dopo perché comunque sono un dato da tenere in considerazione per quanto io non ne sia un amante. In questo momento sono palesemente a favore dei bianconeri, cioè per questa gara sono palesemente a favore dei bianconeri, 2-25 contro lo 0-23, quindi secondo gli expected goals il risultato giusto era di 2-0, anche se non funzionano esattamente così, e infatti vedremo che poi la Juventus ha avuto tantissime occasioni chiare, limpide per segnare, ma basti vedere il grafico, no? Guardate l'area azzurra dove ci sono i pallini azzurri, sono tutti i tiri effettuati dalla Juventus, invece in verdino sono quelli effettuati dal Bologna. Bologna dei pallini piccolissimi, e ovviamente più è grande il pallino, più è grande l'occasione da gol costruita dalla squadra, e quando invece sono riempiti e non solamente trasparenti, ci sono addirittura i gol. Quindi veramente la Juventus ha avuto tante occasioni, anche dentro l'area piccola, dentro l'area di rigore, che non è riuscita a sfruttare, ma davvero andiamo avanti perché ci saranno altre occasioni per andare a valutare questi aspetti. Quindi possesso Juventus-Bologna. Possesso palla che la Juventus lascia agli ospiti, ok? Tenetela voi, non ci interessa. Il pallino del gioco però è nostro. E infatti, non so se conoscete la statistica Field Tilt, e praticamente ve la butto giù in poche parole. Il possesso palla preso singolarmente serve a poco e a niente, perché se tu palleggi all'interno della tua metà campo, passandoti la palla in orizzontale tra i tuoi centrali di difesa, un po' come è avvenuto a Genova con la Sampdoria, beh, non stai creando veramente un problema, stai tenendo la palla, ma è un possesso palla sterile, innocuo. Invece il field tilt va a determinare il possesso palla nell'ultimo terzo di campo, cioè dove è più pericolosa, no? Dove è più probabile fare gol agli avversari, dove è più probabile far male agli avversari. E la Juventus in questa partita ha avuto un field tilt del 55%, anzi oltre il 55%. È un dato molto buono, soprattutto considerato che con il Monza, a Monza, avevamo avuto un field tilt del 43%. Quindi capite che abbiamo aumentato di 12 punti percentuali, e la differenza cos'è? Che portiamo a casa 3 punti, segniamo 3 gol e possiamo farne anche tanti altri. Quindi la Juventus ha lasciato sì il possesso palla al Bologna, magari il Bologna ha gestito di più la palla all'indietro, però la Juve è stata molto più concreta dentro il gioco e aggressiva nell'ultimo terzo. Dato importante, e ci dà anche l'impressione, ci va a confermare l'impressione che avevamo avuto guardando la partita. Infatti la Juventus ha toccato 28 palle nell'area di rigore avversaria, e sappiamo che più vai vicino all'area di rigore avversaria, più è probabile fare gol, lo dicevo nella live reaction, no? Sembra quasi che se ne siano accorti e che abbiano deciso di giocare più in avanti per cercare di far male al Bologna. È la cosa che mi porto a casa da questa 3-0, perché va bene il risultato, va bene la vittoria, va bene i 3 punti, però nel secondo tempo si è vista una scintilla diversa negli occhi dei giocatori, che è un piccolo passettino, non può essere definitivo perché stiamo parlando di una partita singola. Ma se questa cosa viene riproposta e ripetuta nelle prossime gare, allora sono convinto che la Juventus potrà togliersi delle grandi soddisfazioni. E quindi passaggi Juventus-Bologna. Poi precisa la Juventus nei passaggi, anche quelli lunghi, più che altro nella prima frazione di gara. E infatti, siccome Allegri è stato molto bravo nel post partita a fare la fotografia della gara, dicendo appunto che nel primo tempo non era soddisfatto perché aveva visto che era mancato qualcosa, che a un certo punto ci si era fermati, nel secondo tempo la Juventus torna in campo, segna 2 gol nel giro di pochissimi minuti e va avanti. Poteva segnarne 4, 5, forse addirittura 6. Ci sono state delle grossissime occasioni, un palo, insomma, la Juventus ha veramente fatto un ottimo secondo tempo, magari vedere sempre un secondo tempo di quel tipo. E infatti da cosa passa? Dal fatto che nel secondo tempo migliora anche la mira dei passaggi, e quindi nascono più occasioni da gol pulite, oltre al fatto che il Bologna probabilmente era ormai completamente sotterrato. I bianconeri impostano la gara molto sui cross in area di rigore a cercare le torri, ve ne parlavo anche nella live reaction, da Kostić a cercare Milik Vlahović e l'inserimento di McKennie.
Ma anche qui c'era a migliorare, perché la precisione dei cross è solamente al 21%. E quindi la Juventus dovrà cercare di sistemare questo dato, che purtroppo ad oggi è abbastanza preoccupante. Questo è un dato interessante, ve lo dicevo prima, io non sono amante degli expected goals, però cerchiamo di ragionare sulla finalizzazione, perché alla fine che cosa fa la differenza davvero nel calcio? Se il pallone lo butti dentro e quindi fai gol, o se il pallone lo butti fuori e quindi non fai gol. Questo è proprio il riassunto all'osso, se vogliamo. Io sono molto pratico, molto pragmatico, per questo gli expected goal non mi fanno piacere. Però se letti in questa maniera, con questo grafico, secondo me ci danno una seria fotografia di quello che è stato il match. E quindi è interessante vedere come la Juventus vada a trovare il primo gol, forse nel primo vero momento di spinta. Infatti potete vedere c'è questo grafico che va a impennarsi, e quindi la Juve lì va a trovare il primo gol. Poi sprecona nel primo tempo, c'è un'altra impennata che probabilmente è l'occasione di Milik che non è riuscito a concretizzare. C'era stata quella di McKennie, ma abbastanza velleitaria, abbastanza innocua. E poi primo tempo che si chiude un po' così, una Juve che dici bah, fatto tre tiri in porta, ha fatto un gol, meno male, si è riusciti a fare una bella ripartenza, che è la grande novità di questa partita. Ma nel secondo tempo tu entri in campo, fai il 2 e il 3-0 in un momento molto ravvicinato, in cui vai veramente a uccidere la partita, perché immaginatevi il Bologna che viene a Torino, fa un primo tempo in cui comunque regge abbastanza l'urto la Juventus, dove forse anche la Juventus non averci messo in campo tutto quello che poteva dare, rientra, prende il 2-0 e dopo un secondo prende anche il 3-0. Caput, morti, partita finita per il Bologna a livello mentale. Allora la Juventus trova un po' di sicurezza, un po' di certezze che in queste giornate aveva un po' lasciato per strada, l'aveva persa, non facevano più parte del repertorio della Juventus. E allora ci sblocchiamo mentalmente, siamo 3-0, non abbiamo più niente da perdere, anzi possiamo divertirci, una serata divertente, una serata diversa, possiamo continuare ad andare a giocare in avanti. Infatti io ho avuto proprio l'impressione di una squadra che si sblocca mentalmente dal 3-0 in poi. Per mentalmente intendo proprio sul punto di vista della prestazione, della creazione delle occasioni da gol. E da cosa viene confermata questa espressione? Da questo grafico. Guardate dove c'è il terzo pallone, cioè il 3-0 di Milik, e guardate quanti altri expected goals vengono creati dalla Juventus. Tantissimi. E cosa significa questo? Che la Juventus è stata molto cinica nella prima parte del match fino al 3-0, dove è andata comunque a concretizzare un vantaggio forse anche troppo largo per quello che aveva creato fino a quel momento. E da lì la partita finisce, perché il Bologna muore e la Juventus resuscita. Resuscita dalle ceneri come l'araba fenice e trova tantissime occasioni da gol. E il cinismo che aveva accompagnato la Juve fino a quel momento viene sostituito dall'imprecisione cronica della Juve, che non riesce a trovare appunto il gol del 4-0, del 5-0, del 6-0, quindi quello del 4-0, perché senza il 4 e il 5 non lo fai. Quindi bianconeri che nei minuti successivi diventano da cinici a spreconi, e potevamo andare a valanga, perché lì la partita è veramente cambiata. Il 3-0 di Milik cambia radicalmente la partita, e la Juventus ieri sera poteva veramente regalarsi una serata ancora più bella rispetto a quella che è stata. Siamo stati imprecisi. Questo grafico secondo me è molto interessante, per quanto io non sia amante della statistica inerente agli expected goals. Passaggi, cerchiamo di ragionare, che poi questo dato ci servirà anche per le pagelle, però parte Szczęsny, un po' impreciso, 9 passaggi completati su 20, quindi 45%. Possiamo vedere che il dato più incredibile è dei subentranti, no? 3 passaggi fatti bene su 4 a De Sciglio, 21 su 21 a Paredes, 19 su 19 quadrato, 4 su 4 Miretti, manca Ken, 2 su 2, avevo finito lo spazio. Quindi stiamo parlando praticamente del 100% dei passaggi riusciti per i subentranti, tranne per De Sciglio, che va al 75%. Poi certo, De Sciglio, Miretti e Ken fanno pochi passaggi, ma Paredes e Quadrado che entrano e fanno 21 su 21, 19 su 19. Ti dà veramente l'impressione che la Juventus nella seconda parte di gara, soprattutto quando c'è il 3-0, inizia nei cambi, inizia una partita completamente diversa. Poi da sottolineare il 91% di precisione passaggi di Bremer, l'83% di Bonucci, che come vedremo poi ci sarà una novità sostanziale rispetto alle prime apparizioni, il 91% di Milik, che ti dà ancora la certezza di essere quel giocatore lì che come raccordo ti può fare la differenza. Quindi Juventus che forse nel primo tempo era ancora un po' frastornata, impaurita, intimorita da se stessa, poi inizia a macinare, inizia a trovare il gol, e il gol porta fiducia. Il gol porta fiducia, e la fiducia porta a divertimento e sensazioni di divertimento anche nei tifosi, oltre che ai risultati. Quindi passaggi molto bene nella seconda parte di gara,
e nel complesso direi che la Juventus ha fatto una buona gara. Guardatevi questa, che è l'heat map, per farvi capire un po' come ha giocato la Juventus. Imprimetela nel vostro cervello, adesso ve la ripropongo ma un po' più in piccolo, quindi cerchiamo di analizzare quella che è stata la decisione di Allegri dal punto di vista tattico. 4-4-2 storto, con alcune cose da evidenziare. McKenny largo a destra, Locatelli molto basso, quasi da play, Rabiot tra le linee, quasi alto come Milik, che giochi in raccordo dietro a Vlahovic. Abbiamo più che altro l'inversione dei due centrali difensivi, Bonucci sulla sinistra e Bremer sulla destra. Io guardo questa formazione, come sono stati disposti i giocatori, e queste sono le posizioni medie dei giocatori in campo, e non ho altro da dire se non buonissima occupazione degli spazi e catene che iniziano a funzionare tra di loro. Il 6 con l'8, quindi Danilo con McKenny iniziano a scambiare un po' di più, Vlahovic e Kostic iniziano a scambiare un po' di più, da cui nasce l'assist anche di Vlahovic per Kostic. Manca ancora, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, il dialogo tra Vlahovic e Milik. Questo manca ancora, ma ci arriveremo. Sono una coppia che gioca insieme da pochissimo, avranno giocato insieme, non lo so, 4 partite forse, una roba del genere, però possono funzionare insieme, proprio perché Milik è il giocatore che va tra le linee a cercare il pallone, Vlahovic invece è il giocatore che va a attaccare la profondità. Come sempre, quando si gioca in un attacco, uno viene incontro e uno va in profondità. E questi due giocatori, queste due cose le fanno molto bene. Quindi cerchiamo di migliorare, cerchiamo di mettere a posto questa cosa. Poi, io non sono amante del 4-4-2 storto, e siamo sempre qua. McKenny in quella posizione, secondo me, è sprecato, però lì, poi quando torna Di Maria, quando torna Chiesa, beh, quei giocatori in quella posizione ci possono giocare. E come? Ci può giocare pure Cuadrado, se vogliamo, che ieri si è concesso un turno di riposo. Però, ve l'ho sempre detto, non è tanto il modulo, non è lo schieramento, non è il 3-4-3, 3-4-1-2, 2-4-3, fregatemene di quella roba, perché finché manca l'atteggiamento e lo spirito di sacrificio, il saper essere squadra, poi manca tutto il resto. E invece ieri sera la Juventus, anche con il 4-4-2 storto, è riuscita a trovare comunque una gara diversa da quelle che ci aveva proposto nelle ultime giornate. E quindi riassunto finale di Juventus-Bologna. Migliorie sotto il punto di vista tattico, appunto, che passano semplicemente da un atteggiamento più propositivo. Una squadra che cerca con più frequenza la giocata in avanti, soprattutto dopo aver trovato il gol della tranquillità con Milik. È quello che vi dicevo prima, la Juventus a un certo punto, pam, si è sbloccata. Questo succederà anche nelle prossime gare? Io non posso saperlo e ripropongo lo stesso ragionamento, perché non voglio veramente trovarmi nei commenti gente che mi... Perché già ieri sera gente che mi diceva ma come fai a essere felice? Era solo il Bologna. E ho capito, ragazzi, era solo il Bologna. E con la Sampdoria abbiamo pareggiato 0-0 Genova. E col Monza abbiamo perso. Con la Salernitana facciamo un discorso a parte, abbiamo pareggiato, d'accordo. E col Monza abbiamo perso. Ed erano solo la Salernitana, solo il Monza, solo la Sampdoria. Ma le partite valgono 3 punti. Ma al di là di questo, e il Bologna è stato poca, se non pochissima roba, e l'abbiamo visto anche in questa analisi, la cosa diversa è stato l'atteggiamento che ha trovato la Juventus poi. Ma allora cosa significa? Perché dobbiamo andare un po' più profondi nell'analisi, no? Che cosa significa? Che questa squadra dentro di sé quelle cose lì ce le ha, solo che non le riesce a tirar fuori. Perché le ha tirate fuori soltanto nel secondo tempo, quando va 3-0 col Bologna, e non me le ha tirate fuori già nel primo tempo col Bologna? Perché c'erano dei limiti mentali, c'era della mancanza di fiducia nei propri mezzi. Una squadra che, come ci ha dimostrato fino adesso, fa fatica ad esprimersi. Ma non significa che non le sappia fare, anzi, questa squadra le cose le sa fare, solo che non le tira fuori. E allora qua passa il lavoro di Allegri, che era la mia più grande paura, che non riuscisse a tirar fuori questa roba nei ragazzi. Ieri sera c'è riuscito, ce l'ha fatta. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che è stato bravo Massimiliano Allegri per preparare questa partita. 6 e mezzo, magari vedere tutte le partite giocate in questo modo dalla Juventus. Negli ultimi tempi dicevamo ma abbiamo giocato solo un tempo, poi ci siamo spenti. No, ieri sera si è rimasti lì concentrati, poi il primo tempo non è stato spettacolare, ma non succede niente, non hai rischiato, sei andato in vantaggio, hai creato 3 potenziali occasioni da gol, ne hai concretizzata una, un po' poco certo, ma poi il secondo tempo sei entrato in campo e hai mangiato l'erba. Non è stata la partita perfetta, non è stata la partita giocata meglio nella storia, ma è stata una partita pratica, concreta, sicura, vincente. Questa è la Juve di Allegri.
da Allegri io pretendo queste cose qui. Queste cose qui mi deve dare Massimiliano Allegri. È bastato poco, è bastato pochissimo. E ripeto, per la terza volta, certo, era solo il Bologna. Però intanto 3 punti li hai fatti. Perché nelle puntate precedenti, anche contro squadre che erano solo quelle altre, il problema eri te. Perché il Monza, non venitemi a dire che ha fatto una gran partita. Monza ha fatto una partitaccia contro la Juve. Solo che la Juve è stata così inguardabile a far per il Monza come una squadra incredibile che attaccava. Invece arrivava lì, il Monza sbagliava sempre. Poi dai, si è riusciti anche a prendere gol. Ma il problema eravamo noi, mica forti loro. E ieri sera siamo partiti un po' così, ma sul lungo questa squadra ha capito che delle potenzialità le ha. Io non continuerò a non essere d'accordo con chi mi viene a dire che questa Juve non è attrezzata, è scarsa. Non è vero niente. Non è vero niente. Questa Juventus fino adesso non ha espresso minimamente il suo potenziale. Minimamente. E sì, era solo il Bologna, ma delle cose questa squadra ieri sera ce l'ha fatto vedere. Le ripartenze, che non avevamo mai visto, e qui passa dalla correzione tattica dell'allenatore, la voglia di aggredire in avanti, e anche qui passa da un'indicazione dell'allenatore, ma soprattutto la ritrovata fiducia. Siamo fuori dalla crisi? No, minimamente no. Questa partita è la fotografia perfetta, il calco proprio di Juventus-Sassuolo di quest'anno. Anche con Juventus-Sassuolo quest'anno partiamo bene, 3-0, vittoria, entusiasmo, poi ci sciogliamo come neve al sole. Perché? Perché ci manca la mentalità. E se ti manca la mentalità e la fiducia, ti manca anche la continuità. E quindi da qua dobbiamo ripartire. Sei a mezzo Massimiliano Allegri, ha impostato bene la squadra, e ribadisco, non mi piace il 4-4-2 storto, no, non mi piace, però se poi la squadra fa una partita del genere me lo faccio andare bene. Questi sono i voti che ha dato Soccerment, quindi immaginateveli adesso, guardateveli, iniziate a ragionare anche voi, secondo voi, se sono corretti, e noi ci vediamo invece con il secondo video questa sera, in cui vi do invece le mie valutazioni. Vi ricordo tanti mi piace, tantissimi mi piace, per avere le pagelle il prima possibile, e passate qui sotto in descrizione dove potrete trovare Soccerment per farvi un giro anche voi su questa piattaforma, iniziare a guardare un po' di statistiche e prepararvi a venerdì, perché venerdì cambieremo il modo di intendere il calcio.